faccia sì che questa associazione decolli. Che questa associazione decolli, perché è un'associazione che voleva tua figlia fortemente. È un'associazione che potrà aiutare altri bambini, altri malati, ed è un'associazione alla quale noi parteciperemo e vorremmo, ecco, ridare un appuntamento più in là. Quando pensi di... Ma adesso sicuramente avremo tanto da lavorare, questo chiederò la collaborazione della professoressa Calamita della scuola Sinopoli, perché faremo anche un progetto di prevenzione, perché Aurora nei suoi desideri aveva anche questa lotta contro il fumo. Lei odiava, perché aveva queste metastasi ai polmoni, sicuramente anche per quel motivo, quindi odiava proprio il fumo, non lo sopportava, e quindi porteremo avanti anche quest'opera di prevenzione, insomma, nelle scuole, se ci riusciamo, speriamo. Senti Roberto, complimenti a te, a tua moglie, per la forza. Anzi, la vorrei qui, Natalina. Dove sei, Natalina? Vieni qui, dov'è? Eccola. Piccolo Francesco, dov'è? Grazie. Anche Azzurra, che è la socia insieme a Rocco di questo locale, ha pianto tanto insieme a noi, perché amava molto Aurora, insomma, l'ha ospitata qui in questo locale, l'ha voluta rivedere in piedi, perché l'ha vista per tanto tempo sulla sedia a rotelle, e l'ha voluta rivedere in piedi e l'ha vista nuovamente in piedi qui a partecipare alle feste che loro fanno in karaoke. E io vorrei dire due parole su Aurora e non so se ce la faccio. Dai, sono io qua. E dunque le leggo un pochino, perché altrimenti mi riesce difficile. E è difficile per me riuscire a dire quello che Aurora era per noi, insomma, quello che era diventata e che ogni giorno ci dimostrava di essere. Ogni giorno che passavo lei era sempre più matura, insomma, e sempre più attenta a tutte le cose che la circondavano. Aurora aveva subito 24 anestesie totali in 6 anni, di cui 8 per interventi importanti, che l'hanno tenuta in sala operatoria anche 12 ore, come sanno bene i nostri amici che hanno partecipato a queste lunghe attese fuori dalla sala operatoria. Però nonostante questo, lei è rimasta una ragazza sorridente, sensibile, incoraggiando fino agli ultimi giorni tutti quanti noi. Io mi ricordo in particolare che quando non riusciva più neanche a parlare gli ultimi giorni, perché purtroppo aveva una metastasi al mediastino che non le consentiva più di parlare, e lei ha indicato a me e la mamma, mi mando con le mani, di stare uniti e di baciarci. E lei dava amore a tutti quelli che l'hanno conosciuta, e anche per un breve periodo sono stati toccati come da una luce magica. Ci sono state persone che si sono avvicinati con noi in punta di piedi, come l'ultima persona è stato un tecnico che è venuto a casa nostra per l'ossigeno, il quale appena l'ho conosciuto gli ho chiesto il cellulare, perché ero un po' in apprensione per la manovra sull'ossigeno, e lui non me lo voleva lasciare, mi ha detto che c'era un numero verde 24 ore su 24, e un quarto d'ora dopo che è andato via mi ha chiamato e mi ha detto il suo numero di cellulare. Poi la volta dopo che è venuto si è presentato con dei cornetti per Aurora, l'ha invitata a prendere un gelato, lei non ce la faceva più a scendere, gliel'ha portato a casa e gli ha portato un mazzo di fiori, e il giorno del funerale era lì vicino a noi che piangeva, e dei miei amici mi hanno detto se era un collega mio, perché sembrava uno di famiglia, invece era uno che era stato raggiunto dalla luce di Aurora. E niente, io mi auguro che questa luce continui a splendere per sempre su tutti noi. Alla mia Aurora, dovrei chiamarti bambina mia, ma come posso, mio tesoro? Tu sei sempre stata più grande di me, ed io ora qui insieme a tutti voglio dirti ancora grazie. Grazie per aver dato il senso più speciale alla mia vita. Grazie per avermi guidato, mia dolce Aurora, nelle scelte giuste. Proprio tu che sai che cos'è il cuore e di che cosa è capace l'amore.
Grazie per avermi lasciato detto tutto, persino come fare per resistere alla tua dolorosissima assenza. Il dolce suono della tua voce nelle mie orecchie è la più bella musica, non toglierla mai. Il battito delle tue ali è come un soffio profumato e delicato che io so riconoscere. Stammi sempre accanto, Angelo, con immenso amore, mamma. Da lassù, io sono religiosa e quindi credo che lei sia un angelo. E questa serata non ce la dobbiamo dimenticare, non ci dobbiamo dimenticare questa associazione, e cerchiamo di far associare più gente possibile. Ve lo chiediamo proprio con il cuore. Farete un piccolo sacrificio, ma farà per primo bene a voi e poi a tutti i bambini che stanno male. Volevo dire, insomma, che qui noi comunque siamo pronti questa sera a raccogliere le vostre adesioni qualora voleste associarvi alla nostra associazione. E il costo, non so se l'avete letto sul sito, è di 60 euro annui. Lo puoi ripetere il nome del sito, così se qualcuno... Sì, il sito è www.auroratomaselli.org. www.auroratomaselli.org. Chi vuole partecipare alle nostre sottoscrizioni, qui ci sono le nostre segretarie speciali che sono pronti. Grazie. Bene, grazie comunque della partecipazione. Facciamo tutti un grande ciao ad Aurora, arrivederci, grazie, buonasera.